2021 si presenta per Aterno Gas & Power come un anno di svolta, ma al tempo stesso di continuità, perché Aterno Gas & Power viene da una storia di 7 anni, lunga 7 anni, e il 2021 è l'anno di transizione che consentirà all'azienda di effettuare il salto di qualità. Si chiude una prima fase storica importante che ci ha portato ad essere una società energetica leader in Abruzzo, con gli attuali nostri circa 30.000 clienti, per lo più domestici e micro business, quindi la nostra attività si rivolge esclusivamente su clienti di medio-piccola taglia, concentrati prevalentemente sul territorio regionale. Quindi questo anno del 2021 sarà l'anno della consacrazione, ci sono importanti novità in vista, importanti novità che danno il segno però della continuità a tutto il lavoro svolto, quindi non sono un anno di rinascita come può essere quello del 2021 per tanta parte della popolazione che purtroppo ha pagato un prezzo molto caro e sta pagando ancora un prezzo molto caro per il 2020, ecco, per quello che è successo dal punto di vista sanitario e il riflesso che ha avuto sul campo economico. Per noi il 2020 è stato un anno comunque di consolidamento, il 2021 sarà la definitiva consacrazione, segnerà la definitiva consacrazione e la trasformazione appunto di Aterno Gas & Power. In una fase storica molto, molto difficile e molto delicata, Aterno Gas & Power mostra un forte segnale di e presenterà un forte segnale di consolidamento, di investimento e di ulteriore rilancio per dare appunto continuità all'attività che ha portato avanti fino ad oggi. Questa è la nostra attività storica, l'attività che però ha sempre poi accompagnato tutta una serie di servizi diretti alla fidelizzazione del rapporto con il cliente, servizi legati sempre e comunque al mondo dell'energia e più specificatamente nel risparmio energetico, perché la differenza strutturale e fondamentale della nostra azienda rispetto ai nostri competitor, che ovviamente non sono Enel, Eni, Sorgenia ed altri soggetti di queste dimensioni qui, ma non perché loro sono grandi e noi siamo piccolini nel campo energetico, ma perché noi ci presentiamo con un servizio diverso, noi ci mettiamo la faccia, il nostro obiettivo è quello di essere vicino ai clienti e in un mondo complesso come quello del gas e dell'energia, delle forniture, dove tutti gli operatori tendono a smaterializzare il rapporto, noi invece abbiamo una politica che è diametralmente opposta e quindi ci proponiamo appunto come consulenti dei nostri clienti. Pertanto abbiamo costruito una rete di point che coprono tutto il territorio non solo regionale ma anche delle vicine Marche e del vicino Molise nel prossimo futuro, quindi nel 2021 cominceremo a coprire anche il Lazio con l'obiettivo poi di arrivare ad essere una società di riferimento non soltanto più degli abruzzesi ma di tutto il centro Italia. Questi servizi diciamo che vanno sempre più ad arricchirsi come portafoglio, sono servizi che noi offriamo solo, ripeto, ed esclusivamente ai nostri clienti per fidelizzare il rapporto con il cliente e per far sì che ci sia una valorizzazione proprio del contratto che sottoscrive con noi. Non è legata semplicemente ad una firma che il cliente appone per ricevere un servizio, ma noi ci vogliamo un rapporto diretto e continuativo, un dialogo continuativo con il cliente, per metterlo sempre in condizione di prendere le opportunità che il mercato offre in quel momento. In questo senso c'è una grossa opportunità fornita dalla legge 77 del 2020 che fa riferimento al super bonus e al sisma bonus ormai conosciuti e sulla bocca di tutti. Noi già dalla fase embrionale della legge, quindi già quando si cominciava a vociferare del decreto eccetera, abbiamo costruito un team di lavoro per poter fornire, ripeto, ai nostri clienti un servizio completo che li metta in condizione di cogliere questa importante opportunità.
Pertanto oggi noi siamo in grado, anche sulla base delle esperienze che abbiamo maturato nel corso della nostra attività, siamo in grado di proporre un pacchetto, diciamo, chiave in mano al cliente, dove noi Aterno si pone come general contractor ed è in grado di fornire al cliente l'intera soluzione della filiera, quindi dalla progettazione alla realizzazione dei lavori tramite partner decisamente fidelizzati e di cui garantiamo l'affidabilità e la serietà, per arrivare poi alle asseverazioni finali che sono di carattere fiscale e tecnico e alla gestione diretta del credito fiscale, perché noi come società di vendita di gas ed energia abbiamo dei serbatoi in questo senso importanti da riempire con credito d'imposta, per cui noi applichiamo tramite lo strumento dello sconto in fattura, quindi il cliente non è chiamato ad anticipare sostanzialmente nulla, a seconda del tipo di detrazione una piccola parte o nulla, noi siamo i soggetti che prendono direttamente questo credito d'imposta, per cui diamo un servizio veramente completo e garantito al nostro cliente. La soluzione che noi andiamo a proporre al nostro cliente è sempre sartoriale, cioè noi non partiamo per pacchetti preimpostati o con un concetto di fondo che poi applichiamo in maniera meccanica e standardizzata, ma noi partiamo da un'analisi della singola situazione, quindi del singolo immobile, e sulla base delle necessità concrete, quelle che possono apportare un reale miglioramento in termini di bilancio energetico, perché poi di quello si sta parlando, non soltanto di una riduzione dei consumi o dei costi energetici, ma si sta parlando di una riduzione del bilancio energetico, cioè il cliente deve essere messo in condizione di portare il proprio immobile a costo zero, quindi una parte ovviamente importante ce l'ha la riduzione dei consumi, ma un'altra parte importante è la generazione delle risorse che l'immobile ha bisogno in autoproduzione. Quindi noi, sulla base delle condizioni di partenza, siamo in grado di proporre la soluzione migliore per quel singolo immobile. Ci poniamo nei riguardi dei nostri clienti a 360 gradi, quindi tutto ciò che può essere attinente al miglioramento della qualità della vita, non soltanto nostra diretta, ma anche dell'ambiente che ci circonda, cerchiamo di calibrarlo, poi riportarlo, riproporlo come opportunità al cliente. In questo senso va anche altre tipologie di prodotti che ci sentiamo di proporre, come può essere quella delle bike, quindi abbiamo intrapreso sia in passato delle situazioni che mettessero il cliente in condizioni di poter usufruire di una bicicletta elettrica e quindi migliorare la qualità della vita sua e dell'ambiente. Ma per esempio abbiamo in portafoglio anche delle soluzioni che ci danno la possibilità di migliorare la qualità già ottima della nostra acqua, quindi forniamo degli erogatori di acqua che prelevano, che si collegano direttamente alla rete idrica locale, territoriale e ci danno la possibilità di bere l'acqua del Gran Sasso, della Maiella, insomma del nostro territorio, ulteriormente microfiltrata e purificata. Pertanto già la qualità della nostra acqua è molto importante. Con l'utilizzo e con l'ausilio di questi strumenti si può ulteriormente beneficiare di un'ulteriore qualità aggiuntiva, senza appunto trascurare il fatto che queste macchine, questa tecnologia consente anche la riduzione dell'utilizzo della plastica, per cui appunto questo ne riduce l'utilizzo e pertanto c'è un impatto positivo anche in termini di emissioni di CO2. Aterno Gas & Power in questi 7 anni ha reinvestito più di 1 milione di euro sul territorio in termini di sostegno alle associazioni sportive, culturali, presenza in termini di eventi che si sono appunto susseguiti nel corso del tempo.
Questo è un altro modo di essere diversi rispetto ad altri operatori che invece non hanno interesse a sostenere e supportare il territorio, cosa che invece appartiene al nostro DNA e lo sarà sempre, perché noi siamo una società abruzzese, siamo una società del territorio e reinvestiamo sul territorio. Numerosi sono in questo senso i progetti a cui abbiamo partecipato per poter offrire dei servizi che poi fungano da calamita per turisti, per potenziare quella che è e sostenere quella che è l'attività economica appunto del nostro territorio. Quindi questa filosofia fa parte, ripeto, del nostro DNA ed è un elemento di differenziazione importante anche questo da ponderare. Il 2021 in definitiva sarà l'anno della definitiva consacrazione della nostra azienda di Aterno Gas & Power, perché coinciderà con un definitivo cambio di passo che stiamo preparando da diversi anni, che è stato l'obiettivo che abbiamo inseguito dal momento in cui abbiamo sottoscritto il primo contratto di fornitura, perché mi piace sempre ricordare a tutti i miei collaboratori di restare umili, nel senso che non dobbiamo dimenticare il 2013, quando sostanzialmente i nostri clienti si contavano veramente sulle mani, ecco. Quindi tutto questo deve gratificarci, però ci deve far sempre ricordare le nostre origini e da dove siamo partiti. Oggi chiedo a tutti i miei collaboratori uno sforzo importante, perché dobbiamo ragionare, dobbiamo fare, ripeto, il cambio di passo e ragionare da azienda strutturata, da azienda che ha delle ambizioni che vanno oltre quelle che erano le aspettative appunto precedenti. Quindi occorre consolidare sia la crescita, non soltanto in termini diciamo di collaboratori e di clienti, ma anche a livello proprio di capacità della società di poter affrontare situazioni e progetti nuovi che sono già in cantiere e che si presenteranno nei prossimi anni. Consentitemi in ultimo di ringraziare tutti i nostri clienti che in corso di questi anni ci hanno dato fiducia, ci hanno dato l'opportunità di metterci in gioco e la possibilità di dimostrare quello che sappiamo fare. Se oggi stiamo qui a valutare ulteriori progetti di investimento, di sviluppo, di crescita, di opportunità, non soltanto appunto, ripeto, dell'azienda ma anche del territorio, è soltanto grazie a loro. E a loro appunto va dato merito, va dato un riscontro. Noi cerchiamo di farlo tutti i giorni, mettendoci a disposizione con il nostro personale, ma in questa sede mi sento appunto molto orgoglioso e fiero di poterli ringraziare direttamente.